bagno di folla per l'iniziativa promossa dall'Associazione Socialisti e Democratici per Terra di Lavoro e dal consigliere regionale onorevole Gennaro Oliviero. Onorevole, si parla di referendum, lo slogan è basta un sì. Sì per che cosa? Sì per cambiare il nostro paese, sì per metterlo in linea con tutti i paesi europei, che per fare una legge ci vorranno 6 mesi e non 6 anni. Sì per rivedere i compiti della regione con lo Stato, per non avere leggi impugnate quotidianamente davanti alla Corte Costituzionale, sì per la chiarezza del nostro Paese. Basta spiegare queste cose ai cittadini per capire come una riforma vera della nostra Costituzione va nell'indirizzo di rendere il nostro Paese più moderno. Lei proprio in questo senso ci tiene molto a promuovere queste iniziative proprio per confrontarsi e soprattutto spiegare le ragioni del sì. Sì, senza dubbio, questa sera c'è un confronto e non solo un confronto, ci sono pure tecnici che per discutere insieme e soprattutto per far capire perché c'è un sì e deve essere un sì responsabile. Il fronte del no però muove un rilievo che forse può essere condiviso e condivisibile. Non si rischia di spaccare il paese, pure se ci dovesse essere un 54%, dico delle cifre così, a favore del sì e il resto contrario? La democrazia ha le regole e le regole vanno applicate comunque, non c'è il rischio di spaccare nulla. Sulla Costituzione servirebbe però una condivisione maggiore. Sì, ma è la nostra Costituzione che dice che il referendum confermativo basta pure il 53% che vale.